Eccoci, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo lunedì di Libri di Sera. Come al solito io prima di iniziare ringrazio tutti coloro che hanno seguito la puntata precedente e stanno seguendo anche quelle più vecchie. Ormai siamo arrivati alla puntata numero 18, quindi prima di iniziare, moschettieri, salutate! Ciao a Buonasera tutti. Buonasera a tutti. Ormai vi teniamo compagnia, insomma, diciamo da parecchio tempo, quindi spero che non vi siate annoiati di noi. E come al solito, in questa puntata tenete a portata di mano blocco e penna perché parleremo di un libro interessantissimo tra poco. E in più, alla fine, vi dirò le novità di Le Mezzalane Case Editrice. Quindi pronti con carta e penna. Allora, direi moschettieri di partire subito alla grande, facendo entrare l'ospite di questa sera che è Irene Milani, che ci parlerà del suo bellissimo libro, che sbaglierò di sicuro l'accento. Clinamen. Ce giusto. l'ho fatta, Va sentiamola bene. un Buonasera, Irene. Buonasera a tutti, grazie. L'accento era perfetto, quindi. Evviva! Ci ho studiato. Grazie mille per questa Grazie di possibilità. essere qui con noi. Spero, insomma, che ti divertirai e che il tuo libro verrà apprezzato e quindi acquistato, che fa sempre piacere. No? Come si suol dire, quindi direi bando alle ciance. Io direi di partire subito e lascio subito la parola a Renato che ci leggerà la biografia di Irene. Eccola. Irene Milani nasce a Milano nel 1977. Vive in provincia di Como con il marito e i figli Mattia e Stella. Dopo il liceo si laurea in conservazione dei beni culturali nell'indirizzo archeologico. Dopo brevi esperienze nel campo del giornalismo, si dedica all'insegnamento. Attualmente è docente di lettere nella scuola secondaria di primo grado. Lavoro che unisce le sue due grandi passioni, per la lettura e per la storia. Inizia a scrivere nel 2005, ma l'esordio arriva nel 2014 con Il ritratto, un romanzo che apre una serie di quattro libri ambientati nel Trentino moderno, in cui è forte la presenza del recente passato, con la contrapposizione tra partigiani e nazisti. Da allora ha pubblicato otto romanzi e diversi racconti, alcuni premiati in concorsi letterari, in cui prevale l'ambientazione storica. Per le Mezzelane Case Editrice ha pubblicato Clinamen. Bene, perfetto, quindi abbiamo conosciuto l'autrice e adesso passiamo al libro. Quindi intanto chi ce l'ha a mostrare il libro? L'autrice stessa non ha il libro, Irene. Pensavo fosse scontato. Mostrare, Non sono mostrare la dimenticato. copertina. No, di là, dall'altra parte, se no non si vede. Ok, perfetto. Bene, bene, abbiamo mostrato il libro, quindi andiamo oltre. E adesso introduciamoci meglio e andiamo con Andrea che ci leggerà la quarta. Eccola qua. Clinamen, secondo Lucrezio, è la forza che in natura dirige tutto. A volte spinge gli uomini su una strada inaspettata, come accade a Pulcheria, fanciulla romana dell'antichità. Cresciuta selvatica e libera di giocare con i ragazzi del villaggio, finge che il momento del matrimonio non debba arrivare, fino a quando il padre la promette in sposa a un ricco uomo di Aquileia, costringendola a prendere coscienza della propria posizione nel mondo. Dovrà lasciare la casa natale e diventare la matrona di una delle domus più in vista della città. E per questo il futuro marito ordina che Demetrios, il suo fedele servo, le insegni a leggere e scrivere. L'animo della ragazza, però, non si apre solo alla cultura, ma la felicità appena intravista pare doversi arrendere alle rigide leggi che governano la società romana, scritte dagli uomini per gli uomini. Rinuncerà Pulcheria ai suoi sogni, frutto dell'istinto, o deciderà di lottare con il Mos Maiorum per scegliere il proprio futuro anche a costo di pagare un alto prezzo? Finito. Sempre di più in questo bellissimo libro e adesso scopriamo una parte essenziale di questo, quindi lascio la parola a Eufemia che ci leggerà un estratto. L'idea di trascorrere alcune ore all'aperto a contemplare il cielo allettava anche me. Sì, acconsentii volentieri. Nonostante qualche dubbio iniziale, mio padre si convinse e ci accordò il suo permesso. Decidemmo che saremmo andati la sera stessa, che prometteva di essere splendida e senza nuvole come la giornata. Dopo cena, avvolti nei mantelli e con delle fiaccole in mano,
salutammo Drusilla e mio padre e ci incamminammo verso la cima del colle che sovrastava il villaggio. Era tanto che non andavo per prati e quasi subito iniziai a sentire la fatica. Per fortuna il tragitto non era lungo, altrimenti avrei dovuto chiedere a Demetrios di fermarci perché potessi riprendere fiato. Che vergogna per una come me, che fino a poco tempo prima aveva passato tutto il suo tempo libero a correre e saltare come un capriolo. Quando arrivammo il sole stava calando dietro le montagne e la pianura era immersa nella luce del crepuscolo. Tutto sembrava immobile. Mentre io stendevo sull'erba la coperta che avevo portato con me, Demetrios accese un piccolo fuoco che avremmo spento quando sarebbero apparse le prime stelle. Ci sedemmo l'una accanto all'altra, scaldandoci le mani alla tremula fiamma. Si era alzato un leggero vento e nonostante la stagione non faceva molto caldo. Vedemmo il cielo farsi sempre più scuro, le tenebre impossessarsi pian piano del mondo. Solo noi, sulla cima del colle, disperati dal nostro focolare, sembravamo resistere all'avvento della notte. Non passò molto prima che apparissero le prime stelle. Iniziarono a ornare il manto scuro che ci sovrastava come piccole pietre preziose. Era una sensazione indescrivibile, un misto di libertà, avventura, gioia e paura. Non ero mai stata così lontana dalla casa di notte. La presenza importante di Demetrios bastava per non farmi temere alcunché. Quando il buio fu quasi totale e il cielo si era ormai trasformato in un mare punteggiato di stelle, spegnemmo il fuoco e ci sdraiammo. Mentre Demetrios mi indicava le costellazioni, io sentii l'impulso di stringermi a lui. Era il freddo a farmelo desiderare, ma mi trattenni ritenendo che fosse meglio mantenere le giuste distanze. «Vedi quelle stelle laggiù? Ecco, quella è Orione». Quando ebbi individuato il punto in cui dovevo guardare, cominciò a raccontare. Ero sopraffatta dalla bellezza di quell'esperienza. Ogni stella aveva una sua storia, in molti casi legata a un amore infelice, finito in modo tragico e reso immortale con la creazione di una costellazione. Mi venne in mente Publio, che chissà dove dormiva sotto quelle stesse stelle. Poi mi resi conto che da molto tempo non pensavo a lui. Se quando era partito mi era sembrato impossibile vivere lontano da quel bel giovane, se l'idea di sposare suo padre mi aveva fatto inorridire, ora invece, grazie a Demetrios, avevo imparato ad accettare quello che il destino mi aveva riservato. Immersa nei miei pensieri, persi il filo delle parole del mio maestro. Bene, perfetto, quindi adesso abbiamo scoperto ancora meglio questo bellissimo libro e adesso, come al solito, sentiremo parlare l'autrice stessa. Perché? A chi ci sta ascoltando, Irene? Dai tre motivi per leggere il tuo libro. Allora, un primo motivo potrebbe essere fare un tuffo nel passato, perché appunto, come avete sentito, la storia è ambientata nella Roma, siamo circa nel 117 d.C., quindi se è un appassionato di storia è un modo abbastanza leggero per approfondire qualche paragrafo, diciamo, della nostra storia. Il secondo motivo potrebbe essere anche il fatto che comunque io, come aveva letto Renato prima, io ho studiato archeologia all'università, quindi la storia che ho raccontato è una storia di fantasia, però comunque è documentata, io mi sono basata molto su quello che ho vissuto in prima persona durante uno scavo archeologico appunto in Friuli, quindi ho immaginato che la storia si svolgesse proprio lì dove sono andata a scavare. E il terzo motivo comunque, che credo che sia una lettura abbastanza interessante e coinvolgente e anche può far riflettere magari sul ruolo della donna ancora oggi, perché appunto lì lei si trova costretta a un matrimonio forzato e insomma, non, diciamo che non è una novità, diciamo. No. Quindi questi sono tre motivi per cui potrebbero, diciamo, spingere qualcuno a comprare il libro. Bene, perfetto. Quindi io direi di rimostrare il libro. Copertina. No, Irene, aspetta, più verso di te. La ferma così immobile, perfetto. Ok, perfetto. Quindi, insomma, anche questa sera abbiamo scoperto un nuovo e bellissimo libro delle Mezzelane Casa Editrice. Spero chi ci stia seguendo sia piaciuto e quindi carta e penna segnate e acquistate. E come al solito ricordo sempre, se vorrete una recensione, non dire
fa sempre piacere, insomma, giusto Irene? Giusto. Giusto, perfetto. Io allora ti ringrazio tanto per essere stata in questa mini pillola del lunedì sera insieme a noi. Spero di rivederti anche con altri libri e ti ringrazio. E quindi, moschettieri, salutate. Ciao Irene. Buonasera. Ciao a tutti, grazie anche per questa bella opportunità. Grazie a te. Alla grazie prossima. Grazie mille. Ciao, ciao. Buona serata. Ciao e grazie. Ciao. Bene, perfetto. Allora, come al solito, moschettieri, siamo rimasti noi quattro soli soletti, ma in realtà non siamo soli perché io ho la mia bella lista dei libri delle Mezzelane Casa Editrice. Quindi, come al solito, carta e penna e prendete appunti perché questi sei libri sono molto, molto interessanti. Parto subito. Abbiamo Il silenzio degli alberi di Ilaria Biondi, della collana Ballate. Vertilla la scontenta di Francesca Compagno, della collana Molliche. Questo non è un libro sul Covid di Maria Concetta Di Stefano, Doriana Bruni, Caterina Pagliasso e Giuliana Miglia, della collana La mia strada. Abbiamo poi Brigida Vale Olimpiade, degli amici di Brigida, della collana Molliche. Poi abbiamo un libro nuovo di un qui presente, chissà chi sarà, Pinocchio anno zero di Andrea Anselmini e di Viviana Nobilini della collana La mia strada, che esce il 10 giugno. Segnatevi anche la data. E per ultimo, ma non per ultimo, Canti, ballate e altre storie di Marino Carotti che esce il 12 giugno, quindi anche questo prossimamente sarà disponibile. Quindi mi raccomando, sono sei bellissimi libri, carta e penna, segnatevi, i diretti interessati se vi sono piaciuti. Quindi moschettieri, anche questa serata è finita, ricordiamo l'appuntamento per lunedì prossimo che sarà con Michele R. che fa Andrea un voto di memoria il libro che porta Michela R. Pillole. Il titolo del libro. Pillole, esatto. Cioè, la vecchiaia tanto si fa sentire. Quindi, moschettieri, salutate. Uno bravo. Mi scivola un po' di fosforo in più. Perché... Beh sì, dai. Perfetto, quindi, moschettieri, salutate e diamo appuntamento alla prossima settimana. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Ciao, lunedì prossimo. Ciao, ciao.